quel tempo Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma egli si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogatorio, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la prima pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dagli più anziani. Lo lasciarono solo e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch'io ti condanno, va, e d'ora in poi non peccare più». Parola della nostra liberazione. Parola di Dio. Secondo gli esegeti, questo non è un episodio autentico della vita di Gesù, però è una specie, come dire, di storia, proietta, organizzata per manifestare qual è il pensiero di Gesù davanti a questo fatto. E il pensiero di Gesù è molto semplice, ed è questo: Mosè ha ordinato di lapidare la donna. E l'adultero, dov'è l'adultero? E basta che Gesù faccia questa domanda perché tutti hanno capito e se ne andarono. Con questa frase: «Chi è senza peccato di voi, scagli la prima pietra». Questo problema ci mette davanti a una tematica generale, cioè la relazione uomo-donna. E il problema nasce proprio dalla stessa Bibbia. Del resto non è un problema solamente del cristianesimo o dell'ebraismo, credo che sia un problema umano che discende da secoli e secoli, perché evidentemente fra l'uomo e la donna ci deve essere uguaglianza, ma anche complementarietà. Questa è la cosa più difficile. E di questo bisognerebbe parlarne molte volte. Mi propongo un giorno, vi convocherò per studiare a fondo questo problema, fuori dalla messa, perché abbiamo bisogno di discuterlo, di dialogarlo. Perché la complementarietà, capite? Oggi l'uguaglianza fra l'uomo e la donna è praticamente ammessa,
ma non si vive bene assolutamente. E non si vive bene perché non, direi che i ruoli sono diversi, capite? E quindi l'uguaglianza è una specie, è un'uguaglianza sociale. I diritti dell'uno sono i diritti dell'altro, però la funzione è diversa. E quindi tutte e due insieme formano una unità. E l'uno è necessario all'altro. E anche noi che rinunziamo ad una donna, a unirci a una donna, e io penso per una certa ragione, e vi dirò, praticamente non possiamo rinunziare al ruolo della donna nella nostra vita. E rinunziando a questo ruolo succedono tutte le deformazioni, le degradazioni, tutto quello che noi conosciamo in questo mondo che realmente ci scandalizza. Io credo che molte cose si metterebbero a posto forse col celibato facoltativo. Io penso che il celibato, la rinunzia, non è soltanto per imitazione di Gesù, ma è anche per una vera funzione. Perché, vedete, tutti noi abbiamo bisogno, se vogliamo vivere, vorrei dire ordinatamente e fecondamente, perché la nostra vita sia una vera vita e non un trasformismo permanente. Ecco. Cioè tutti noi abbiamo bisogno di staccarci dal complesso familiare. L'esempio ce l'ha dato Gesù, il quale compie da molto giovane quella che si potrebbe chiamare una birichinata, cioè si separa dai genitori e i genitori per 3 giorni passamente lo cercano, ma dove sarà andato, dove starà, eccetera. Ecco. E questo pare una cosa, una disobbedienza, no signori, è un diritto, è normalissimo, io non devo fare quello che siete voi, non devo essere un appendice vostra, non necessariamente devo calcare i passi della vostra vita, io sono altro, io ho un'altra persona, io ho un altro compito, io ho un'altra vita, capite? Questo è normale. E allora, in un certo senso, è felice la persona, e io sono uno di quelli, la persona che in questo momento, anche se ha avuto un padre normale, un padre non squilibrato, però deve trovare, o deve, sarebbe bene che trovi un adulto che lo aiuta, che lo guida ad accettare in maniera equilibrata la sua missione nel mondo. Se no vaga continuamente, capite? È esposto a tutti i venti, a tutte le possibilità. E abbiamo i giovani della droga, abbiamo, e chi potrebbe salvarli? Chi può salvarli? Abbiamo i giovani che perdono il senso della vocazione, quelli che non studiano più o che non lavorano, gli sbandati sociali, che non hanno trovato un adulto equilibrato, un adulto serio, un adulto che sa amare,
senza le deformazioni che noi conosciamo, di amare di amicizia vera. Quello può guidare e aprire il giovane, l'adolescente, il giovane che deve separarsi dal complesso familiare verso delle scelte che siano poi equilibrate, che lo accompagnino per tutta la vita. E io ringrazio tutti i giorni di aver incontrato questo, capite? Ecco, bisogna parlare, no, non parlare in maniera fantasiosa, parlare di cose reali, concrete, perché abbiamo bisogno di cambiare la società, amici. Questa società non può andare più avanti così, non può, non può. È piena di deformazioni, è piena di scelte politiche sbagliate, tutto, tutto è sbagliato in questo momento. Io spero che bisogna che i cristiani, che avrebbero tutto per riformare il mondo, assumendo le loro responsabilità, fino da molto giovani, entrassero in gioco. Non possiamo separarci, non possiamo chiudere gli occhi, non possiamo solamente limitarci a lamentarci, dobbiamo cambiare e aiutare gli altri a cambiare, capite? E allora io penso che il celibato potrebbe avere una grandissima funzione, quella di essere, formare dei padri necessari, di sostituzione, capite, che aiutano i giovani a entrare nella vita. Purtroppo oggi non ci sono, ma preghiamo perché ci siano. Vorrei dilungarmi, ma non posso. Ma avete capito, sono temi che bisogna affrontare prima o poi, molto seriamente e con profondità. Ecco, questo ci dice il Vangelo di oggi, perché Gesù ha accennato a questa uguaglianza dell'uomo e della donna, uguaglianza di dignità, uguaglianza di valori, uguaglianza di posto nel mondo, ma diversità di ruoli. Voglio finire con una espressione che mi piace tanto, di Sant'Agostino. In mezzo a tanti padri della Chiesa che hanno parlato della donna in maniera orribile, c'è tutta una letteratura cristiana, ebraico-cristiana, che addirittura è oscena nel parlare della donna, e spesso sono santi come San Bernardo, la donna vista come la tentatrice, come quella che ha fatto cadere l'uomo, la donna pericolosa, eccetera, perché sono quegli squilibri che sono, avvengono per il fatto che non si raggiunge, difficilmente si raggiunge questa uguaglianza. E Agostino, in mezzo a tutto il coro dei padri misogini, cioè contrari alla donna, che odiano la donna, Agostino trova la soluzione equilibrata e dice, parlando della Genesi e riferendosi al mito della creazione, che la donna venne dalla costa di Adamo, dalla costa dell'uomo, e quello segnerebbe l'inferiorità. Agostino dice: non escapite ut domina, non spedibus ut sclava, sed es latere ut sicut comes. Cioè, la donna non viene dalla testa dell'uomo per significare che è la sua padrona, la sua dominatrice, ma non viene dai piedi dell'uomo per indicare che è la sua schiava, ma viene dal suo fianco
per indicare che era sua necessaria compagna, amica, compagna di tutta la vita. Che bello!